La Puglia di più è lo slogan di un programma che si articola in base a quali punti? Ma soprattutto sulla idea che la Puglia ha delle risorse straordinarie dal punto di vista imprenditoriale, economico, culturale, paesaggistico, che utilizzate nel modo appropriato farebbero della Puglia una regione traino, non soltanto del paese, ma anche dell'Europa. Che se questo non è successo è perché evidentemente la politica non si è occupata di lavorare su queste potenzialità. Quindi la Puglia è di più di quello che vediamo, sicuramente una regione bellissima, ma che potrebbe essere più prospera, meglio organizzata, più efficiente, con servizi migliori per le persone. Questione MES, lei ha ribadito che lo prenderebbe al volo. Subito, lo prenderei subito perché ne abbiamo bisogno, perché finanziariamente è vantaggioso, perché ha un interesse bassissimo e soprattutto perché andrebbe alle spese sanitarie. Sono 2 miliardi e mezzo che sarebbero destinate alla Puglia e la sanità pugliese ne ha assolutamente bisogno. È una sanità che ha dovuto ovviamente risparmiare nel corso degli anni, ma lo ha fatto male, tagliando orizzontalmente, tagliando i servizi e non rivedendo i propri processi organizzativi. È chiaro che avessimo 2 miliardi e mezzo da investire sulla sanità, questo ci farebbe fare moltissime cose, come per esempio finanziare più borse per gli specializzandi. Noi abbiamo tantissimi medici che non hanno specializzazione e quindi non possono stare nei nostri ospedali e tanti reparti corrono il rischio di chiudere per assenza di specialisti. Questione liste, lei ha annunciato che a capolista della vostra coalizione saranno tutte donne. Sarà così, perché vogliamo valorizzare la partecipazione delle donne, ma non per un atto di generosità, è che le donne sono parte integrante della nostra società, della società pugliese. E il fatto che oggi abbiamo un consiglio regionale che ha una donna ogni 9 uomini, semplicemente fa del nostro consiglio regionale, un consiglio regionale che non assomiglia alla comunità che deve governare. Durante questi giorni lei ha più volte attaccato, sulla questione nomine. Sì, non sono soltanto le nomine, che poi sono nomine dove non si prendono decisioni, perché all'assessorato alla sanità o all'assessorato all'agricoltura non c'è stata nessuna nomina, perché lì si decide e quindi il presidente Milano non nomina nessuno. Quando sono nomine onorarie ne fa tantissime, ma non è soltanto quello, penso anche ai bandi di assunzione che si stanno chiudendo in questo momento, alle inaugurazioni di reparti ospedalieri fantasma che vengono inaugurati e poi tornano come prima, o ai bonus per le partite IVA, tutto in periodo elettorale, come se si pensasse che l'elettore pugliese ha la memoria corta e che giudicherà questo governo regionale per gli ultimi giorni o le ultime settimane. Io credo che le valutazioni si faranno sui 5 anni di governo e penso che tanti pugliesi non vogliano votare né per Fitto né per Emiliano, che quindi voteranno Scalfarotto. Coalizione che è in via di allargamento. Coalizione in via di allargamento, abbiamo con noi anche il Partito Liberale Italiano e forse avremo anche altre formazioni politiche, quindi stiamo creando le liste che saranno 3 in tutte le province e quindi andiamo alle urne con una coalizione coerente, appunto fatta da partiti tutti europeisti, tutti partiti pragmatici, non populisti, che si assomigliano tra di loro, quindi non sarà una coalizione minestrone come quella di Emiliano con 15 liste, saranno 3 liste di forze politiche coerenti, vicine tra di loro, con un unico progetto per la Puglia.